Qui alla scuola edile Savonese per verificare e conoscere dal vivo il lavoro dei corsisti di questo bando per gli antichi mestieri, gli artigiani, 140 giovani disoccupati che hanno avuto modo di introdursi nelle diverse attività dell'artigianato ligure. Qui a Savona abbiamo dalla cioccolata, la sartoria e la scuola edile e altre specializzazioni, perché dobbiamo salvaguardare i mestieri, riscoprirli e capire quanto sono fondamentali. In questa terra così martoriata, venire a vedere deviso il muretto a secco per il contenimento del terreno che con l'acqua ha iniziato a venir giù, mi fa pensare che l'economia italiana avrebbe dovuto investire sulle infrastrutture e sulla difesa del suolo e quindi difendere il territorio. Abbiamo una crisi dell'edilizia importante, anche a Savona molto pesante, e invece molte persone che cercano lavoro qua. E riuscire a far conciliare, come fa la scuola edile a Savona, le imprese con le attività di formazione e consente di avere una manodopera capace che può essere utile poi per il paese, per la sua produttività. È la scelta della regione Liguria, con 2 milioni 140 persone in Liguria che operano nei diversi settori, augurandoci che le capacità del paese siano quelle di scegliere le priorità. Daremo lavoro, faremo girare denaro, difenderemo il territorio anche per i nostri figli. Il laboratorio delle Caterinette nasce come laboratorio di sartoria qui a Savona grazie a Sforcop, un centro di formazione importante per il territorio, per i ragazzi che frequentano il corso per entrare nel mercato del lavoro partendo da una disabilità. Mi hanno regalato una bellissima sciarpa fatta con timbri antichi ed è anche un centro di formazione triennale per la formazione professionale in obbligo scolastico. La formazione professionale in Liguria parla molto con le aziende ed è un esempio di come scuola e università dovrebbero lavorare. Il momento della formazione e della scuola è un momento di continuità col mondo del lavoro. Aiutare chi è più debole ad avere qualche chance in più, ad essere più fortemente accompagnato e sostenere i percorsi di studio contro l'abbandono scolastico, così sono nati i corsi di formazione professionale e la crisi ha poi determinato che molte famiglie scelgano questi percorsi al di là del fallimento scolastico. Dobbiamo aumentare la nostra capacità di essere attrattori di formazione. Io mi auguro che l'Ateneo di Genova riesca a crescere, il polo tecnologico di Erzelli che vede insieme aziende, università, centri di ricerca fondamentali per il paese, e credo che anche qui a Savona abbiamo ottimi esempi col polo universitario, con l'ITS sull'energia e con la formazione professionale integrata e non in concorrenza con le scuole statali di formazione. È un disegno organico di formazione e istruzione che noi portiamo avanti. Sono qui contento e quasi commosso di vedere questi giovani che hanno voglia, malgrado la crisi, malgrado i messaggi negativi, malgrado la paura, le preoccupazioni, hanno voglia di mettersi in gioco. Se gli adulti e le istituzioni e il mondo del mercato, delle imprese investono su di loro, questo paese potrebbe anche essere migliore di come noi rischiamo di lasciare.